Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io ringrazio Giuseppe Pinto, il direttore artistico di Spezio, l'amministrazione comunale di Castelsardo, Franco Cucuretti, l'assessore alla cultura Maria Speranza Frassetto, la Regione Autonoma della Sardegna e la Fondazione di Sardegna. E ringrazio Roberto Carnero per essere qui e aver accettato il nostro invito. Roberto Carnero è un professore ordinario a contratto di letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università degli Studi di Verona. È un critico letterario, ormai da tanti anni la sua attività su diverse testate, tra i quali Avvenire, Il Sole 24 Ore, è autore insieme a Giuseppe Iannaccone, di una fortunata storia della letteratura italiana con antologia di testi, che è stata anche da poco è già uscita la nuova versione. Sta per uscire, uscirà adesso, inizio il prossimo anno. Ah, perfetto. Oggi presentiamo questo bellissimo libro del quale è autore, che è Lo scrittore giovane, Pier Vittorio Tondelli e la nuova narrativa italiana. Un saggio molto fitto su un grande scrittore degli anni Ottanta, che è stato Tondelli, ma non solo su Tondelli, perché con Tondelli Carnero ha l'occasione anche di descrivere qual era tutto il panorama letterario e culturale che si è raccolto intorno a lui e che lui stesso ha raccolto, sia ad arrivare poi anche ad aprire un discorso su quella che invece è la nuovissima, diciamo così, letteratura sia del 2000 ma anche di oggi. La prima cosa che ti vorrei chiedere è di raccontarci come arriviamo a Tondelli, cioè fare uno spaccato, diciamo, tra quello che è lo spaccato degli sperimentalismi del gruppo 63, per poi arrivare, in cui c'era già una rottura con la tradizione, per poi arrivare a questa scrittura giovane. Allora, diciamo questo, che se noi guardiamo il panorama della produzione letteraria in Italia nei decenni precedenti, perché Tondelli pubblica negli anni 80, quindi parla degli anni 70 e degli anni 60, vediamo che gli esordienti in quei due decenni, anni 60 e anni 70, sono pochi. Ovvero troviamo che continuano a pubblicare con successo autori affermati, Elsa Morante, Alberto Moravi, Italo Calvino e così via, ma se andiamo proprio sul catalogo dei libri in commercio anno per anno, vediamo che i nomi degli esordienti erano pochi, perché c'era una serie di ragioni di tipo contestuale e di tipo letterario. Intanto il gruppo 63, con la sua tendenza, l'indicazione sperimentale, aveva un po' scoraggiato la produzione di opere per un pubblico ampio, no? Per cui la produzione letteraria del gruppo 63, Sanguinetti, Pagliarani e così via, sono testi che quasi si rivolgono a una ristretta elite di letterati, sono opere che vengono lette all'interno della cerchia degli stessi scrittori, più che indirizzarsi a un vasto pubblico, come d'altra parte è sempre stato per tutta l'arte e la letteratura d'avanguardia in qualche modo, no? Poi c'era anche un motivo di tipo politico-sociale, ovvero si preferiva la poesia rispetto alla narrativa. La narrativa veniva vista come un'attività quasi borghese, no? Disimpegnata, mentre quelli erano anni anche molto politici, ideologici, per cui l'impegno sulle idee, secondo la visione dell'epoca, si poteva esercitare meglio attraverso altri generi come il saggio o il romanzo saggio, mentre il raccontare storie sembrava un'attività un po' oziosa in qualche modo, e quindi questo è un altro motivo. L'inversione di tendenza si ha alla fine degli anni 70 e soprattutto con l'inizio degli anni 80. 1979 esce Boccalone di Enrico Palandri, che segna l'inizio di questa ondata di nuova narrativa italiana, di giovane narrativa.
E si parla di giovani scrittori e nuovi narratori, indifferentemente è un'etichetta che nasce in un ambito giornalistico e quasi commerciale all'inizio e poi diventa una categoria critica con anche delle ragioni di tipo critico, ma all'inizio viene utilizzata l'etichetta, la dicitura giovani scrittori a partire dall'85 alla Fiera dei Libri di Francoforte di quell'anno. La Fiera dei Libri di Francoforte, come sapete, è il luogo dove si presentano i libri ma si vendono anche i diritti di traduzione. E allora faceva comodo all'editoria italiana arrivare quell'anno a Francoforte con un gruppo compatto di scrittori, di narratori. Ecco qua i giovani scrittori italiani, diverse case editrici con questi esordienti da presentare. Questo poteva avere anche una forza di penetrazione commerciale maggiore, però ha una giustificazione, come dicevo anche in sede critica, non è soltanto un'etichetta commerciale, perché effettivamente da alcuni anni in Italia c'erano dei giovani esordienti che si facevano leggere anche con successo. E, quindi il fenomeno della giovane narrativa. Nella parte introduttiva del libro cerco di spiegare come la nascita di una giovane narrativa italiana sia strettamente legata alla nascita di una cultura giovanile, cioè l'invenzione della gioventù è un po' una categoria sociale che si evidenzia, si determina con delle caratteristiche specifiche nei due decenni precedenti, cioè negli anni 60 e negli anni 70. In Italia questo avviene in concomitanza con il boom economico, cioè i giovani vengono individuati come un nuovo target di consumatori. C'è anche una motivazione economica, l'individuazione di questa categoria dei giovani come qualcosa di alto rispetto agli adulti. È chiaro che in ogni epoca della storia i giovani hanno sempre portato delle novità, si sono differenziati in qualche modo dai loro genitori, la storia è progredita attraverso l'alternanza delle generazioni e l'apporto di novità da parte delle nuove generazioni. Ma è la prima volta nella storia forse in cui i giovani si considerano, vengono considerati come qualcosa di totalmente altro rispetto agli adulti. Mentre un tempo i giovani volevano crescere in fretta per prendere il posto degli adulti, invece adesso i giovani rivendicano la diversità quasi antropologica, oltre culturale, della propria condizione anagrafica. Pasolini aveva intercettato questo fenomeno all'inizio degli anni 70, cioè l'avvento di una cultura giovanile, e lui ne parlava in termini negativi. Sappiamo che Pasolini critica aspetti della contestazione giovanile studentesca di allora. Io qui ho riportato all'inizio del libro un passo che sono poche righe, che mi piacerebbe leggere, perché Pasolini sottolinea qui un passo di Scritti Corsari, il primo capitolo di Scritti Corsari, il discorso dei capelli, in cui lui partiva dall'analisi semiotica o semiologica dei capelli lunghi, che era il tratto distintivo dei giovani d'allora, per interpretare il senso di questa loro diversità. E allora lui dice: la condanna radicale e indiscriminata che essi, giovani, cioè, hanno pronunciato contro i loro padri, che sono la storia in evoluzione e la cultura precedente, alzando contro di essi una barriera insormontabile, ha finito con l'isolarli, impedendo loro, con i loro padri, un rapporto dialettico. Cioè Pasolini critica questa frattura generazionale che si è creata. Ora, solo attraverso un rapporto dialettico, seppur drammatico ed estremizzato, essi avrebbero potuto avere reale coscienza storica di sé e andare avanti, superare i padri. Invece l'isolamento in cui si sono rinchiusi, come in un mondo a parte, un ghetto riservato alla gioventù, che è quello a cui si assiste in quegli anni, li ha tenuti fermi alla loro insopprimibile realtà storica, e ciò ha implicato fatalmente un regresso. Essi sono in realtà andati più indietro dei loro padri, risuscitando nella loro anima terrori e conformismi, nel loro aspetto fisico, convenzionalità e miserie che parevano superate per sempre. Ovviamente Pasolini qui dà una lettura negativa del fenomeno, no? È sempre provocatorio Pasolini, ma una provocazione in senso positivo, perché ci invita a riflettere. Pasolini dice che l'evoluzione sarebbe potuta avvenire soltanto attraverso un dialogo tra i figli e i padri, invece i figli hanno rifiutato questo dialogo, e quindi non c'è stata un'evoluzione ma c'è stato un arretramento. Ecco, questo è un fenomeno che comunque è oggettivo, cioè questa differenziazione dei giovani dagli adulti, no? In quegli anni abbiamo appunto prodotti, capi d'abbigliamento specificamente indirizzati ai giovani, jeans per esempio, no?
e su Gis Pasolini rifletterà ancora, no? Con il famoso slogan di Gis, Jesus, no? che è il segno della scristianizzazione della società, cioè uno slogan pubblicitario che faceva riferimento alla frase del Vangelo, no? E musica, cinema, e anche, perché no, libri, quindi prodotti culturali specificamente indirizzati ai giovani. Quindi quando si parla da parte dell'obiettivo della letteratura giovanile intendo la letteratura prodotta in quegli anni dai giovani, per i giovani, che ha per oggetto tematico la condizione giovanile, una condizione giovanile storicamente determinata. Questo è un po' la novità di questo che potremmo definire un sottogenere del genere più ampio della narrativa del romanzo, cioè la letteratura giovanile, di produzione si dice, cioè i sociologi della letteratura dicono giovanile, letteratura giovanile di produzione, quella fatta agli stessi giovani. Poi ci sono invece libri prodotti agli adulti per i giovani, e quella però un altro tipo di, non so, Alice nel Paese delle Meraviglie oppure Pinocchio, no? All'inizio erano libri pensati per i bambini, non invece per i ragazzi, insomma. Invece in questo caso sono i giovani che parlano di se stessi. E Tondelli in questo contesto è un autore centrale, nel senso che la sua vicenda biografica, lui è morto prematuramente nel 91 di AIDS, anche questo è un segno tragico della sua contemporaneità, e diciamo che i libri segnano con le date proprio l'intero decennio. Anche Libertini 1980 è il libro d'esordio, Camere separate 1989 è l'ultimo romanzo, e quindi è un autore che apre e chiude il decennio. Tutti un po' già allora, un po' per il fatto che questo è avvenuto in seguito, essendo morto giovane, si è conclusa la sua, è morto a 36 anni, è nato a 55, si è conclusa la sua vicenda letteraria, e quindi in qualche modo è possibile storicizzarla. Per gli storici della letteratura è un po' più facile, no? Dire, pronunciare parole definitive o semi definitive su autori che hanno finito, che non producono più, no? E quindi questo motivo. Ma già allora, già quando Tondelli era attivo e operante, gli veniva riconosciuto un po' dagli altri scrittori, tra cui lo stesso Palandri, che firma in questo caso la postfazione del mio libro, un ruolo di come se fosse una sorta di primus inter pares, non dico il più bravo, il più importante, però sicuramente un autore significativo più di altri, proprio perché poi potremmo citare anche Aldo Busi, Andrea De Carlos, Alessandro Tamburini, Claudio Piersanti, sono tanti questi giovani scrittori, dicevo che è un'ondata, no? È una tendenza collettiva, no? Ecco, però a Tondelli veniva riconosciuto un ruolo di primo piano anche dai suoi stessi colleghi, un po' per la significatività dei suoi libri, di cui possiamo anche dire qualcosa tra poco, e anche per il fatto che a un certo punto lui diventa il mentore di molti giovani scrittori che non erano stati pubblicati e che erano inediti. Con il progetto Under 25, nella seconda metà degli anni 80, lui pubblica 3 antologie di giovani scrittori esordienti. E se andiamo a vedere i nomi di questi ragazzi che esordiscono con lui, poi vediamo che sono gli autori che si sarebbero affermati negli anni e decenni successivi. Quindi ci vede bene anche come talent scout, no? Non so, Silvia Ballestra, Brizzi, De Marchi, Pulicchi e così via, sono tutti autori che fanno parte di quel gruppo di scrittori che Tondelli fa emergere, no? Fa crescere. E diciamo qualcosa su di lui, per chi non lo conoscesse: lui nasce nel 55 a Correggio, piccolo centro nella provincia di Reggio Emilia, ha un'educazione molto tradizionale, cattolica, frequenta l'oratorio, no? E poi fa il liceo classico, si diploma al liceo classico Rinaldo Corso di Correggio, e poi si iscrive al DAMS a Bologna. E lì, quelli erano gli anni del DAMS di Eco, di Celati, di Barilli, no? di questi professori che cercavano di svecchiare le materie tradizionali, per cui il DAMS era il Dipartimento Arte, Musica e Spettacolo. Per la prima volta nei curricula accademici entrano, no, il teatro contemporaneo, il cinema, il fumetto, no? Un amico di Tondelli di quegli anni, Andrea Pazienza, che definire fumettista forse è un po' riduttivo, è un vero artista grafico, no? E quindi è un ambiente culturalmente molto vivo, molto anche trasgressivo per certi aspetti, no?
pensiamo a un ragazzo che viene dalla provincia, che si trova sbalzato a Bologna, no? Sono anche anni tragici per la droga che circolava, no? E Andrea Pazienza muore, a quanto pare, di overdose, cioè un orologio molto, molto partecipe quando appunto muore Andrea Pazienza. E la tragedia dell'AIDS è poi un altro elemento, serve ricostruire quel contesto in cui c'era una voglia di vivere, di esperire, di giocare quasi alla roulette russa, come dice Tondelli, col proprio talento, con le proprie forze, e poi qualcuno che però non ce la fa, rimane tragicamente stritolato da questo meccanismo. E tutto questo entra poi nei libri di Tondelli, soprattutto nei primi due libri, che sono Altri Libertini e Pau Pau, il secondo libro sul servizio militare, in cui Tondelli trasgredisce le regole sintattiche, grammaticali, è un lessico molto innovativo, perché lui cerca di riportare sulla pagina quello che chiamava, citando Arbasino, il sound del linguaggio parlato. Lui diceva: lo scrittore deve io voglio rendere sulla pagina il parlato dei miei personaggi, che è una questione letteraria che si sono posti molti scrittori, da Manzoni, no, a Verga, a Pasolini, e Tondelli dice: trascrivere il parlato non significa traslitterare, trascrivere esattamente quello che noi potremmo captare con un magnetofono, quindi diremmo con un registratore, no? Una conversazione al mercato, poi la trascriviamo, cioè questo non funziona perché non ha ritmo. Allora il sound, l'oralità sulla pagina funziona nel momento in cui l'autore è in grado di contaminare il proprio punto di vista con quello dei personaggi, giungendo a una soluzione stilistica che è complessa, elaborata, presuppone le strategie retoriche precise, e a quel punto funziona la pagina, ti dà l'impressione del ritmo del parlato, ma non è la trascrizione diretta, perché quello non funzionerebbe. E quindi quando leggiamo un libro come Altri Libertini, sembra un libro scritto di getto, no? Un testo, una grande immediatezza stilistica, in realtà c'è dietro un lavoro estremamente complesso, tanto che appunto Testa, che è un linguista, dice, ha scritto un libro intitolato Lo stile semplice, dove dimostra che per scrivere in maniera semplice, è la cosa più difficile di questo mondo, no? Ti volevo chiedere, scusa se mi interrompo. No, ci mancherebbe. Due cose un po' aneddotiche sulla vita. A un certo punto citi quando Tondelli era al Dams che si bisticcia con Eco per una tesina che lui aveva scritto. Sì. Perché questa era molto simpatica, quindi magari di raccontare questa cosa e poi del. Anche sulla formazione, diciamo, di Tondelli, a un certo punto tu dici che lui firmerà una riduzione teatrale di Piccolo Principe, tu dici che in qualche modo è come se Tondelli adolescente avesse trovato nel libro di Saint-Exupéry alcuni dei temi, dei motivi che caratterizzeranno poi la sua poetica di scrittore, cioè come se già lì Tondelli avesse capito qualcosa di fondamentale. Sì, la tesina che fece con Umberto Eco era un racconto sul vino, poi è stato ripreso. Tondelli aveva svolto la tesina sul vino, sulla valenza antropologica, no, del vino, la cultura legata al vino, eccetera, non come uno studio accademico, ma come un racconto, raccontando le osterie della Bassa Padana, che era il luogo che lui frequentava, da cui era originario. Corregge, eccetera. E quindi Eco intuisce lo scrittore che c'è in questo studente, ma non può dare un voto alto perché dal punto di vista universitario dell'esame non rispetta il metodo, non rispetta la bibliografia e così via, però gli dà comunque gli fa passare l'esame, gli dà un voto intermedio perché dice comunque ho voluto valorizzare. E anni dopo Tondelli incontrerà Eco e scherzeranno su questo. E per quanto riguarda l'altra domanda, Tondelli legge molto negli anni di liceo, frequenta la biblioteca di Correggio e poi le librerie di Reggio Emilia, e Piccolo Principe è uno dei suoi libri così di lezione. Forse c'era così questa volontà di evasione, di superamento della pesantezza del reale attraverso il sogno, la fantasia, che in fondo c'è anche nei suoi romanzi, i quali pure affondano le radici, soprattutto nella realtà
sociologica molto concreta di quegli anni. Il primo racconto, Posto di Storia, il primo racconto di Arti Libertini, è la cronaca di una stazione, di una notte, una stazione ferroviaria, una città che non viene nominata, ma si capisce che è Reggio Emilia. E allora i personaggi che frequentano la stazione di notte sono le prostitute, i tossicodipendenti, i cosiddetti protettori, le prostitute, ma in realtà appunto quelli che si autodefiniscono eufemisticamente protettori sono in realtà gli sfruttatori, i clienti, le prostitute, i transessuali e così via. E Tondelli dice: come parlano questi personaggi? E gli fa parlare come parlano in realtà. E quindi ci sono, c'è il turpiloquio, c'è la bestemmia addirittura, quello è uno dei motivi dello scandalo, no? La presenza delle bestemmie in alcuni dialoghi, perché infrange un po' un tabù, ma lui dice: io non posso far parlare questi personaggi come se fossero dei cicisbei, no? Devo farli parlare come parlano in realtà. E quindi arriva questa soluzione estrema, tanto che poi il libro, anche per questa ragione ma anche per altre, viene sequestrato per oscenità e vilipendio della religione. C'è un processo, Tondelli va assolto insieme all'editore, ma intanto è scoppiato il caso, e questo ovviamente aiuta poi molto le vendite e la celebrità del personaggio di Tondelli, che da quel momento però si cuce un po' addosso questa idea, questo immagine scrittore libertino, no? Trasgressivo. Poi in realtà lui ha raccontato molte di queste cose che descrive in questi romanzi, lui non le ha vissute in prima persona, ma le ha testimoniate, e quindi racconta, come dice, a un certo punto quando mi chiamano in qualche posto a leggere qualche pagina di Libertini a distanza di anni, dice: io mi vergogno, dico, ma le ho scritte veramente io queste cose? Sono in imbarazzo quasi a leggere queste cose, perché non è stata la sua vita quella, è la vita che però lui ha visto attorno a sé, e quindi in qualche modo era dentro, in qualche modo era fuori. Non bisogna mai fare l'errore di leggere una chiave autobiografica, no? I libri, anche quando si presentano come una cronaca autobiografica, un conto l'autore, un conto è lo scrittore o il narratore, che è una funzione del testo, come in questo caso, distante dall'autore reale. E, ecco, però è molto bravo nel rendere quel cotè, quell'ambiente in cui c'era sicuramente il sogno, la fantasia, ma anche, come dicevo prima, la pesantezza del reale, di queste situazioni anche molto dure, no? Diciamo così, uno dei paragrafi che tu racconti si intitola La condizione omosessuale, una nuova visione. Tondelli era uno degli, diciamo, scrittori omosessuali, se si può utilizzare questa etichetta, ma per i migliori. Però tu racconti come rispetto all'omosessualità lui avesse una grande libertà, in questo senso, adesso lo leggo direttamente. Tondelli in realtà non legge l'omosessualità in termini ideologici e neppure identitari. È contrario a una riduzione della complessità della persona alla dimensione delle inclinazioni sessuali, che, afferma, sono certamente importanti nella costruzione di un'identità individuale, ma non possono diventare l'unico elemento per cui una persona si determina per ciò che è, pena il rischio dell'autovittimizzazione, che secondo me, tra l'altro, è una cosa attualissima, perché poi, certo, insomma. Sì, Tondelli è il primo scrittore che rappresenta esplicitamente l'omosessualità nei suoi libri, il primo scrittore italiano. E questo è un po' una novità, se vogliamo, perché Oscar Wilde diceva: l'amore che non osa dire il suo nome, e questo è stato vero nella letteratura italiana del Novecento. Pensiamo a tutta la storia delle autocensure degli scrittori che vivevano questa condizione in prima persona, avrebbero voluto magari esprimerla, no, anche letterariamente, ma non l'hanno fatto. Lo stesso Pasolini, d'altra parte, i due romanzi sul quale, come dire, anche per lo scandalo che l'aveva coinvolto, i fatti di Ramoscello nel 49, non c'era mistero sull'omosessualità di Pasolini, era una cosa, come dire, risaputa, ma lui non affronta questa tematica nei suoi libri. I due libri su cui lo affronta più esplicitamente sono A Timpuri Amando Mio, li lascia nel cassetto, escono postumi. In Petrolio c'è il tema dell'omosessualità reso esplicitamente, quello è un libro a cui stava lavorando. Pensiamo appunto a Ragazzi di Vita, è sempre legato il tema alla prostituzione maschile, c'è una visione anche un po' macchiettistica dell'omosessuale, effeminato e così via, che è il cliente dei
piccolo giorno che si costituiscono, no? E quindi c'è un'autocensura. Lo stesso Sabato con Ernesto è un libro che lascia da parte Comisso, Palazzeschi e così via. Con Tondelli invece abbiamo una rappresentazione diretta del tema. Perché? Cosa c'è stato di mezzo? C'è stata la rivoluzione sessuale, c'è stato il 68, c'è stato il femminismo, il movimento di liberazione gay che muoveva in quegli anni, i primi passi, no? Alla fine degli anni 60, i primi anni 70, e quindi è cambiato un po' il mondo. Nonostante questo, come dicevi e come lo stesso Tondelli dichiarava, non dà una visione ideologica, no, dell'omosessualità, è una volontà di affermazione, di liberazione, di libertà, quello sì, no? D'altra parte lo stesso titolo, Alti Libertini, può essere interpretato così, personaggi che cercano di perseguire la propria alterità, che non è solo di tipo sessuale, di genere, ma è un'alterità anche di tipo sociale, di visione così, del mondo, no? In senso più generale, attraverso la pratica di questo libertinaggio trasgressivo. No? E quindi l'omosessualità in Alti Libertini è un po' un modo di scandalizzare i borghesi, no? di contrapporsi alla società dei padri, appunto, alla visione della vita imposta dai padri, alle regole trasmesse dalla società. Quindi è una più ampia forma di contestazione del potere, dello status quo, del sistema. No? Appunto, tutto, riporti D'Alema, Massimo D'Alema, che sì, commenterà, che recensirà e scriverà Altri Libertini è un libro politico, se non altro perché l'esperienza giovanile che racconta svela una mancanza di politica, o se si preferisce una crisi alla politica. Sì, perché un'accusa che è stata mossa a Tondelli, con lui e l'altro scrittore della sua generazione, è stata quella di essere poco presente dal punto di vista della posizione politica, della critica politica alla società, perché ci sono stati anni molto politici, gli anni 60 e gli anni 70, sappiamo che gli anni 80 sono visti un po' convenzionalmente come gli anni del riflusso, del ritorno del privato, gli anni della Milano da bere, gli anni del consumismo, dell'edonismo, no? E così via. In realtà è una critica un po' ingenerosa questa, perché si dice, per esempio, si è detto, ma come, quelli erano gli anni in cui scoppiavano le bombe, in Italia non c'è traccia del tema del terrorismo nei libri di Tondelli, mentre di droga si parla, un'altra grande emergenza sociale di quegli anni di cui la politica era chiamata a occuparsi. A un certo punto Tondelli dice: io sono, mi sento post ideologico a sentire la parola comunismo, che era ideologico, politico ideologico di chi si era impegnato negli anni precedenti, mi viene il mal di pancia, ci sono a sentire la parola comunismo. Allora qualcuno dice, ecco un esempio di qualunquismo, di becero così, no, conformismo. In realtà l'impegno D'Alema vede bene in questo caso, no? Nel senso che l'assenza della politica è significativa, ma non è assente però l'impegno, cioè l'impegno è condotto su un piano sociale più che politico, ma c'è, per esempio il tema dell'omosessualità è un esempio di un impegno, no? L'emersione di questo tema, l'affermazione di questo argomento. E anche per altri aspetti, ripeto, il tema della droga c'è, viene rappresentato anche una chiave realistiche, tragiche quando serve, no? C'è anche questo, no? Quindi non è vero che ci sia un disimpegno di Tondelli e dei suoi colleghi di allora. Invece ti sposto un attimo sulla letteratura, cioè ecco un altro paragrafo, poi gli dedichi diverse pagine alla letteratura, la concezione che aveva Tondelli, sia della letteratura ma anche della sua scrittura, di quello che voleva comunicare, ossia una letteratura come emozione. E lui stesso dice, citi, la mia letteratura è emotiva, le mie storie sono emotive, l'unico spazio che ha il testo per durare è quello emozionale. Ti chiederei di... Sì, infatti questo libro in realtà nasce da un altro libro che avevo pubblicato 20 anni fa, che era stata la prima monografia che è uscita su Tondelli, poi ne sono uscite tante altre,
ci sono critici tra cui Antonio Spadaro, attuale direttore della Civiltà Cattolica, che ha scritto molti libri su Tondelli, però appunto quello che ho pubblicato nel 98 era stata un po' la prima monografia, era uscita da Interline, un editore di Novara, e il titolo era Lo spazio emozionale. E ho ripreso questa citazione che tu adesso hai fatto, no? Tondelli diceva: l'unico spazio che ha il testo per durare è quello emozionale, cioè se un libro non suscita emozioni è destinato a perdersi nel tempo, non sopravviverà. E qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma l'emozione non è la cosa più importante della letteratura, ci sono altri aspetti, e sicuramente in Tondelli, come ho detto prima, c'è anche la ricerca stilistica, cioè non è così ingenuo, così naif da pensare che l'obiettivo unico di un testo letterario sia quello di suscitare emozioni. Si suscitano emozioni attraverso una serie di strumenti che sono appunto quelli dello stile, della storia e così via, ma l'emozione rimane un elemento centrale. Lui parlava di letteratura emotiva, che è ancora più forte che emozionale, no, come termine, a proposito dei suoi primi romanzi, Altri Libertini e Pau Pau. Mentre quando arriverà a Camere Separate parlerà di letteratura interiore, l'ultimo romanzo, perché ha superato intanto la soglia del 35esimo, del 30esimo anno, che era la soglia della maturità per Tondelli e per Ingeborg Bachmann, la scrittrice austriaca che Tondelli legge, ama e riprende. Ha scritto questo racconto del 30esimo anno e lui, superato i 30 anni, cambia il modo di scrivere, anche se noi prendiamo l'incipit del primo racconto di Altri Libertini e l'incipit di Camere Separate, sembrano due scrittori completamente diversi, perché è una scrittura più composta, quelli che abbiamo separato, più apparentemente più tradizionale, più così anche ordinata, scelte lessicali non solo di tipo gergale o parlato, ma anche dei preziosismi, quasi dei cultismi, termini letterari. E lui è cambiato perché è cresciuto, sono passati 10 anni, probabilmente è cambiato anche un po' mondo, no? E la fase storica, e lui possiamo dire che con Camere Separate ci dà il libro della maturità, però non viene meno quell'emozione, un'emozione più interiorizzata, meno gridata forse rispetto ad Altri Libertini, ma sempre forte e centrale. E lui dice: mi piace avere delle pagine anche magari non risolte stilisticamente, un po' grumose, dice, come quei pittori che lasciano sulla tela i grumi di colore, no? Sporche, materiche, no? Però che sappiano suscitare un'emozione. E quindi qualcuno ha contrapposto negli anni 80 Tondelli a De Carlo, come noi potremmo contrapporre, come ha fatto la studiosa Carla Benedetti, Pasolini e Calvino, no? Sì. Negli anni precedenti, cioè da una parte Pasolini è uno scrittore che scrive tantissimo in maniera anche a volte incontrollata, ma in cui c'è sempre un'urgenza personale, emotiva. Calvino invece è lo scrittore del controllo, di uno stile algido, estremamente raffinato, no? La costruzione della trama, la costruzione anche sperimentale del testo, pensiamo a romanzi come Sono notti da un viaggiatore, Il castello dei destini incrociati e così via, ma in cui non senti la presenza dell'autore, l'autore si eclissa dal suo testo, poi attraverso il testo, quello che lui scrive, evidentemente lo stesso Calvino porta avanti delle istanze anche personali, tipo politico, di tipo appunto sociale e così via, ma non c'è questa dimensione, questa presenza diretta dello scrittore. Invece in Pasolini c'era, e la stessa cosa, se volessimo usare questo schema di Carla Benedetti, Pasolini contro Calvino, questo è il titolo del suo libro, potremmo dire Tondelli contro De Carlo. De Carlo è un calviniano, infatti lo stesso Calvino a firmare la quarta di copertina del suo primo libro, Il treno di panna, eppure sono due autori della stessa generazione, che entrambi fanno parte di quella corrente, di quell'ondata della giovane narrativa italiana degli anni 80. Questa è un po' l'evoluzione. Ti proietto in avanti, perché questo libro è anche molto interessante, perché Roberto Carnero traccia anche quella che è invece la nuova generazione. Cioè, per esempio, l'esperienza degli anni 90, tu citi in particolare, alla fine, tre scrittori, diciamo così, più significativi, che sono Culicchia, Tutti giù per terra, giusto?
Poi abbiamo Brizzi con Jack Frusciante, uscito dal gruppo, e Silvia Ballestra. Silvia Ballestra, sì. Silvia Ballestra. Per poi questi sono gli autori degli anni 90, del decennio successivo, e poi il fenomeno è continuato ancora negli anni 2000, continua tutt'oggi questo fenomeno della nuova narrativa italiana, giovane narrativa italiana, un genere anche che commercialmente funziona, no? Sì. E il problema è che non sempre questi autori sono stati all'altezza, diciamo, dei maestri, se vogliamo dire, Antonelli un maestro, per certi versi lo è stato, come dicevo prima, no? E perché? Perché la novità di questa narrativa, di questa produzione, per esempio anche di Tondelli negli anni 80, è che in quegli anni la letteratura si apre alla contaminazione con altri linguaggi. Ovviamente gli scrittori prima scrivevano perché dovevano raccontare qualcosa di sé, qualcosa che avevano visto e volevano raccontare, quindi c'era sempre un po' l'esperienza, ma c'era anche molta letteratura, si scrive perché si è letto, e quindi le fonti di ispirazione erano, oltre che l'esperienza, anche molta letteratura. A partire dagli anni 80, questa è la prima generazione di scrittori che è cresciuta col televisore in casa. Questo cambia proprio l'educazione, la formazione dell'autore, per cui diciamo che fonti di ispirazione, fonti dell'immaginario, sono anche la televisione, il cinema, il fumetto, espressione di quella cultura giovanile popolare, in senso basso, ma in senso ovviamente sociologico, non di qualità, no? Di valore, e la musica per dei giovani, quindi il rock, il pop e così via. Tutto questo diventa elemento di ispirazione, però in Tondelli, come negli scrittori più avvertiti, sicuramente McGregor, questi, Brizzi, Pulicchi e la Ballestra, la letteratura rimane insostituibile. Cioè, accanto a queste nuove forme, fonti dell'immaginario, la letteratura continua a rimanere un riferimento fondamentale, perché parliamo di scrittori, gente che scrive appunto libri, quindi non si può prescindere dalla tradizione letteraria per un impoverimento culturale, no? E in Tondelli il senso della alterità, della diversità, della specificità del fare letterario rispetto a queste altre forme artistiche che ho citato prima è sempre molto forte, rimane un elemento centrale della sua poetica. In altri autori che sono venuti dopo non sempre questo è avvenuto, cioè io ho l'impressione che a volte manchi proprio la cultura letteraria, e questo si vede, la ricaduta è l'impoverimento di tipo stilistico, anche di approfondimento, la letteratura rispetto ad altre cose, no? Altre forme artistiche ha questa capacità di andare a fondo delle cose, no? E a volte vedo che questo manca, no? Tondelli per esempio rifiuta certi maestri della tradizione, però si riscopre un proprio canone, per esempio andando a scavare nel proprio territorio d'origine, gli autori della propria terra, no? È molto importante questo, perché l'Italia è un paese che ha delle differenze regionali fortissime, questo va valorizzato, non va schiacciato. Quando poi trovi libri che invece sono scritti con quell'italiano che i linguisti chiamano neo standard, che sembra una sorta di traduzione, si ispira quasi ai film doppiati, no? In italiano, che sono pieni di anglismi, di parole che in italiano in realtà non esistono, non si usano, ma che vengono tradotte appunto dall'inglese o dall'americano, hai l'impressione che di trovarti di fronte a qualcosa di estremamente artefatto. Invece in Tondelli c'è il sapore anche di una lingua che è legata a un territorio, no? E questo è un aspetto molto importante che non sempre è stato mantenuto dagli epigoni, dagli autori che oggi continuano un po' questo filone della nuova narrativa italiana. Mi è piaciuto molto anche il capitolo Cattivisti e Buonisti, in cui dividi questi narratori pulp, perché alla fine c'erano i cannibali. Altro citi Ammaniti, Branchi di Ammaniti, che sì. È uno di quei libri che ho letto a 16 anni, che mi ha piaciuto tantissimo, sì. Proprio per
quella forza, quello sport, diciamo così, certo, che c'era dentro. E poi invece dall'altra parte i buonisti, quindi l'Atamaro, Baricco. L'Atamaro che sì, che lo ha scritta questa categoria dei buonisti pensando a vado di porto il cuore. Poi in realtà ha scritto dei libri anche molto belli, l'Atamaro, non so, ha scritto qualche anno fa un'autobiografia, un romanzo autobiografico molto, molto bello e anche molto duro, no? Che scava a fondo il proprio vissuto. Tondelli diceva che lo scrittore deve spargere il sale sulla ferita, non deve edulcorare la realtà, non deve anestetizzare il dolore, deve anzi diciamo portare in primo piano le cose che fanno male. E questo un po' in quel libro lì lo fa anche l'Atamaro. Ecco, nel caso dei Cannibali dei Pulp mi è sembrato che l'impressione che abbiano a volte cercato un po' lo scandalo fino a se stesso, no? Cercare di stupire con effetti speciali, come diceva una pubblicità di qualche anno fa, no? Però ecco, è una retorica del male, una retorica del dolore che è esasperata e quindi è meno poi efficace di una riflessione autentica su questi temi. E poi invece vai, è proprio un focus molto, molto interessante anche sui libri che sono usciti dal 2000 sino a oggi. Per esempio parli di esplosione di casi letterari che in qualche modo gli scrittori ma poi con dietro tutto l'apparato dei premi letterari delle case editrici si creano dei veri e propri casi, appunto citi anno per anno, diciamo 2003 Melissa P, poi Moccia, poi Saviano, poi Giordano. Insomma, sì, non li tratti tutti troppo bene. No, non è che voglio fare il censore, no, dei costumi letterari, ma penso che poi un critico debba anche, no, esprimere un giudizio, no, anche per orientare i lettori. Appunto, bisogna chiarire la propria posizione, qual è la propria poetica di critico, quali sono i valori letterari a cui fa riferimento, dopodiché sulla base di quelli misuri il valore di quello che vai a leggere. E, diciamo che dicevo, l'etichetta giovane narrativa funziona in senso commerciale, a volte gli editori ci riescono, a volte no, con certi fenomeni costruiti a tavolino non riescono, altre cose invece che nascono in maniera un po' casuale, per esempio il primo libro di Saviano, Gomorra, era un libro su cui Mondadori non aveva puntato più di tanto, non pensava sarebbe esploso così, aveva era stato pubblicato come un numero di copie, come tante cose che escono, veniva visto come un reportage giornalistico, poi invece per quello che è successo, anche no, le minacce eccetera, è esploso il fenomeno e è venuto fuori lo scrittore Saviano, però anche lì l'aspetto letterario di un'operazione come Gomorra può essere discusso, secondo me legittimamente, senza per questo negare il coraggio della denuncia che ha avuto questo autore, senza negare i suoi meriti civili, insomma, no? Ma la valutazione letteraria è una cosa che prescinde anche da questi aspetti. Poi molto bello quando diciamo che dai una risposta, tu dici, il paragrafo si intitola "Dove va la nuova narrativa italiana?", cioè qual è la linea, la prossima linea. E tu dici che ci aiuta anche Tondelli a recuperare questo, nel senso, un saggio come questo su Tondelli e sul nuovo romanzo italiano è indirettamente un atto di fiducia nella narrativa italiana di oggi. E poi, perché poi spieghi che periodicamente in Italia ogni tanto ritorna sempre la questione della morte del romanzo, della morte della narrativa, e abbiamo parlato anche in un altro incontro con Fabrizio Coscia. E quindi ti volevo chiedere un po' di qual è il tuo parere su questo. Allora io non amo molto queste visioni apocalittiche, no? Che spesso nascono anche da una scarsa informazione, cioè i professori che dicono non c'è più nulla di valido, poi vai a vedere cosa hanno letto, in realtà non hanno letto molto, non stanno leggendo molto, continuano a uscire, grazie a Dio, anche da parte di autori giovani, cose interessanti, cose che hanno un valore.
Bisogna però, come dicevo prima, misurare, no? Il critico deve fare questo, come misurare la riuscita di un'opera rispetto a una propria idea di letteratura. Io alla fine concludo, potremmo concludere così se sei d'accordo, magari leggo poche righe, di questa che è la mia visione della letteratura, quella poetica di critico che dicevo prima. I libri che sanno raccontare certi stati d'animo, le inquietudini delle metropoli e della provincia, le contraddizioni della società, più che quelli che provano a parlare il linguaggio della televisione e del new media, perché a volte sembra che si facciano parlare più che parlare, cioè si facciano agire da questi linguaggi, no? Più che cercare di inglobarli in un contesto letterario. I libri che non sono giochi fini a se stessi, ma che partono dalla vita di chi scrive per parlare alla vita di chi legge. Qua dichiaro anche in questo caso la mia preferenza, evidentemente, tra Pasolini e Calvino, avete capito per chi propendo, tra Tondelli e De Carlo avete capito per chi propendo, cioè questa è una mia personale preferenza di lettore, prima ancora che di studioso di letteratura, cioè questi libri in cui c'è questo coinvolgimento diretto dell'autore, i libri che della realtà dei nostri giorni ci fanno scoprire aspetti inediti o spazi inesplorati, cioè il valore conoscitivo della letteratura è per me ancora centrale. Se un libro non mi aiuta a capire meglio qualche porzione di esistenza, di realtà, non assolve fino in fondo al suo compito. I libri in cui l'urgenza emotiva si coniuga con una forte tensione stilistica, ovviamente il lavoro sullo stile è importante, costruiti con una lingua letteraria che sappia mettersi in rapporto in maniera feconda al tempo stesso con la contemporaneità e con il passato, cioè l'importanza della tradizione letteraria, meno letteratura di genere, non amo molta letteratura di genere, e più diversità dei singoli, libri e autori. La lezione di Tondelliani in tal senso continua a essere preziosa. Questa è una cosa in cui credo, se non avrei fatto di questo problema.